Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di emozioni intense, quindi come stress, rabbia, angoscia, depressione, felicità, gioia, quello che vuoi, e la glicemia. Ma prima io ti ricordo che mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina del secondo anno all'Università di Brescia. Sono diabetico da più di 15 anni, diabetico tipo 1, e ho fatto l'atleta professionista in una squadra di ragazzi completamente diabetici, il team Novo Nordisk, e sono anche diventato campione italiano prima di diventare appunto professionista, quindi qualche soddisfazione sono riuscito a togliermela anche con il diabete. Ma arriviamo a quello che sono le emozioni intense che si possono provare con il diabete. Vorrei mettere un attimo da parte il discorso depressione, perché quello è proprio un discorso a parte. Sono cose che sono correlate con la presenza e con la diagnosi di diabete e in ogni caso bisogna riferirsi a uno specialista. Io ti do solo qualche informazione su come influiscono delle emozioni positive o le emozioni negative su quello che è l'andamento della glicemia che derivano da mie esperienze personali. Esperienze personali come ad esempio il fatto che io ho fatto perdere e ho perso un campione italiano, a me, quindi l'ho perso anch'io perché in quel momento l'ha perso tutta la squadra ma io facevo parte, quindi l'ho perso anch'io, proprio perché in quel momento lì soffrivo quello che è l'ansia da prestazione, lo stress, e poi è andato tutto male in quel weekend lì, poi magari se volete un video specifico su quello che è. Su quello che è stato poi il mio campione italiano perso, me lo scrivete qua sotto e io lo posso anche fare. Però tralasciamo un attimo questa parte. In che modo questo succede? A parte che non sono solo le emozioni, ma anche ad esempio la pressione influisce. Ad esempio, se voi prendete l'aereo, non so quante volte vi sia capitato di avere le glicemie che siano sempre costanti. Anzi, spesso le glicemie fanno un po' quello che vogliono quando si va in aereo, cioè tende ad alzarsi facilmente, diciamo, cioè durante il volo. Per quanto riguarda invece quelle che sono le emozioni, ad esempio stress e ansia, contribuiscono ad aumentare la glicemia, contribuiscono anche al rilascio del cortisolo, che quindi ci farà anche apparire più gonfi, più grassi, eccetera, 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 ma alzano la glicemia. Quindi può essere che se siete in un periodo in cui siete particolarmente stressati, siete ansiosi per un progetto, o avete comunque dei problemi, a livello che influisco in modo emotivamente negativo su quello che può essere la vostra vita, probabilmente influiranno negativamente anche su quello che è la glicemia. Ora mi chiederete, ma com'è possibile che le emozioni poi contribuiscono? Appunto perché determinano il rilascio di dell'ormone che è il cortisolo o ormone dello stress, che tramite una serie di meccanismi che non stiamo qua a spiegare perché diventerebbe troppo lungo e complesso, contribuiscono appunto ad aumentare la glicemia. E possono aumentarla anche in modo molto spropositato, cioè anche in presenza di alimentazione corretta, non per forza un'alimentazione ricca di carboidrati, ricca di zucchero. Ora, se poi avete mangiato un'alimentazione ricca di carboidrati, fatta di insulina, però siete stressati, è facile che comunque vada più su, ok? Se voi mangiate solo verdura, è difficile che anche da stressato la glicemia vada su, ok? Questo è abbastanza chiaro per tutti. Però ovviamente non è che uno mangia solo insalate e beve solo acqua o quell'altro mangia solo i panini del McDonald's, c'è una via di mezzo, dato che deve esserci una dieta sana ed equilibrata. Non solo, non è solo le emozioni che influiscono sulla glicemia, ma è anche la glicemia che influisce su quello che è poi l'atteggiamento di una persona. Basti pensare che con la glicemia bassa, o come la definisce mia sorella, io entro in modalità risparmio energetico, cioè divento silenzioso, comincio a concentrarmi sulle mie cose, non parlo poco, mentre io sono uno abbastanza logorroico, quindi si nota questa cosa. Poi ci sono anche una serie di altre cose che contribuiscono poi a quelle che nota contribuiscono a notare quelli che sono i sintomi di un'ipoglicemia, ad esempio l'essere pallidi in viso, nel mio caso sudare molto. E ad esempio io una cosa particolare che non ho mai sentito da nessuno, però a me succede, è una sorta di formicolio alla lingua. Succede solo a me questa cosa, non so se succede anche a voi, però a me succede. Mentre ad esempio con la glicemia alta si è molto più irascibili. Non è che uno è bipolare di colpo, semplicemente si è molto più irascibile. È più probabile che uno sia irascibile con la glicemia alta. Non è che di colpo dà di matto, capito? E sbatte le porte, comincia a urlare così a random. Sì, c'è una discussione con dei toni particolarmente accesi, è più probabile che uno si urli o si arrabbi in modo più importante rispetto a uno che magari la glicemia è giusta, è più calmo e sereno e può ragionare con più calma, può ragionare con più tranquillità. Ora io ti ho dato qualche informazione su quelle che sono le influenze che la glicemia, le emozioni possono causare.
Non è così semplice, ci sono una serie di meccanismi che influenzano quando noi siamo contenti, abbiamo una serie di ormoni che permettono quello che è poi l'essere contento, quando siamo depressi o tristi, depressi non nel vero senso di patologia depressiva, ma depressi nel senso di ci sentiamo giù di morale, ok, in questo senso tristezza. Abbiamo una serie di ormoni, quando siamo stressati, appunto il cortisolo, tutti questi contribuiscono a quella che è la nostra condizione psicofisica. Ora, io ultimamente, che io ho sempre detto, ma sì, è una mezza boiata, in realtà mi sto trovando molto bene con quella che è la meditazione. La meditazione contribuisce poi per una serie di problemi, che ad esempio dormire male, io ho sempre dormito male durante l'adolescenza, dormire male, stress, ansia, preoccupazioni, quelli che possono essere problemi al lavoro. Perlomeno io mi trovo molto bene, uso quest'app che si chiama Meditopia. E da circa una decina di giorni la uso, sì. La prima settimana è gratuita, successivamente diventa pagamento, sono circa 30, è un abbonamento da credo 3 euro al mese, circa 36 euro l'anno, mi sembra, una roba simile, comunque non è molto, è poco, e mantenere una propria sanità mentale contribuisce a prendersi un momento per sé e a fare qualche riflessione su quella che è la natura dell'ansia, su quello su cui si può effettivamente agire oppure no. Un esempio delle cose che dice, un esempio delle riflessioni che ti aiuta a fare è che l'ansia deriva dal fatto che noi vogliamo controllare il futuro, ma non possiamo farlo, e quindi sostanzialmente è inutile stare a preoccuparsi. Ok, ora l'ho fatto un po' facile, ma questo è per farvi capire il succo del discorso, strucca strucca cosa dice. Ora io ti ho fatto, come ti ho detto, un'infarinatura proprio generale, ti ho dato qualche informazione basic. Se tu parli con il tuo diabetologo, sicuramente ne sa proprio di me. Ti ricordo che se il video ti è piaciuto puoi lasciare un mi piace, puoi commentare qua sotto scrivendo informazioni, oppure scrivendomi se vuoi un tipo di video particolare o che magari non è ancora stato trattato dal canale. In caso se invece è già stato trattato te lo linko qui sotto, quindi te lo puoi andare a vedere. Se vuoi vedere video come questi, che sono quindi riguardo la gestione del diabete, il diabete dello sport, i sensori, ho fatto da recente un video che ti aiuta a capire come il freestyle libre può essere trasformato in un CGM. I CGM sono quei sensori che ti inviano in automatico le glicemie sul telefono, e tra l'altro queste te le inviano anche sull'Apple Watch, se tu ce l'hai, come ad esempio il Dexcom G6. Ovviamente hanno anche gli allarmi e tutte le varie cose. Per vederli ti basta semplicemente iscriverti al canale che trovi qua sotto, il pulsante iscriviti, schiacciare sulla campanella per non perderti nuovi video. Io ti ho detto quello che ti dovevo dire e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!